Per il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo, Torino ha voluto ricordare con una mostra uno dei più gravi episodi terroristici che subì: l'assalto alla scuola d'amministrazione aziendale, la SAA, da parte del gruppo terroristico di Prima Linea. Tra quei ragazzi c'erano anche 3 studenti biellesi. Fu un'azione cruenta che provocò il ferimento di 10 persone, 5 docenti e altrettanti studenti. Rodolfo Poli era uno dei massimi dirigenti della Digos a Torino in quel periodo e fu anche tra i primi ad intervenire. Ci riporti in quel momento preciso che cosa è successo? Sì, ricordo quello che è successo come se fosse capitato una settimana fa o un mese fa. Dicevo ad altro proposito che il fatto della scuola di amministratore aziendale è stato uno dei peggiori che io abbia vissuto qui a Torino. Altrove ci sono state situazioni anche peggiori, però è chiaro che la situazione torinese è quella che ho avuto l'avventura di conoscere meglio. Quel pomeriggio ero semplicemente a casa, qualche volta i poliziotti vanno anche a casa per pranzo, e avevo appena finito di mangiare, mi è arrivata la telefonata. Mi è arrivata la volante sotto casa e quindi in 10 minuti siamo arrivati in via Ventimiglia, dove ho trovato un collega che era più vicino di me, quindi è arrivato qualche minuto prima, che era con le mani nei capelli. E poi sono entrato, da un lato ho visto quello spettacolo bene illustrato da una foto che in bianco e nero, ma chiaramente fosse a colori sarebbe ben altro l'impatto visivo ed emotivo. E poi mi sono ritrovato tutta questa gente che era stata sequestrata e che aveva sentito spari, eccetera, che erano fuori di controllo, correvano di qua e di là senza sapere cosa dire, cosa fare, se non gridare scompostamente. E poi li abbiamo riuniti nell'aula magna e da un canto abbiamo cercato di sopire un pochettino per quanto possibile le tensioni e dall'altro canto cominciare i nostri accertamenti che non immediatamente ma dopo qualche anno sono arrivati a buon fine e quelli che hanno partecipato a quell'azione lì, se non ricordo male, sono stati individuati tutti e mandati davanti al giudice. Era un anno in cui ovviamente la paura era tanta, anche per voi. Ma guardi, la paura possedeva soprattutto la popolazione e soprattutto quegli strati sociali che erano più probabilmente bersaglio di un certo genere di iniziative. Per quanto riguarda noi altri, è chiaro che la possibilità di incontrare in un modo o nell'altro la violenza è una possibilità piuttosto concreta ed è chiaro che è un rischio che uno ha sempre presente, a meno che non sia totalmente irrazionale, però è un sentimento che bisogna controllare sia da un punto di vista umano, perché non puoi cedere alla paura, e sia perché il tuo lavoro non lo puoi fare con un minimo di serenità se sei posseduto dalla paura. Diciamo qualche cautela in più, ma da questo a condizionare la vita no. Io andavo serenamente al cinema, andavo serenamente a cena con mia moglie e così via. Non è che questo mi abbia paralizzato più di tanto. Chiaro che non era un'atmosfera, diciamo così, normale, non è quella che io ho incontrato poi tornando a Torino come questore dopo qualche anno, e mai mi sarei aspettato di essere rimandato a Torino sotto altre vesti. Diciamo che mi ha fatto effetto andare come a sedermi su una poltrona alla quale in passato mi avvicinavo con cautela e solo se mi si dava il permesso. Ecco. Anche in questo momento la situazione sociale anche in Italia non è delle migliori, ma potrà mai ritornare a quel periodo? Con quelle forme non credo.
quello è stato un periodo storico, un periodo con delle caratteristiche peculiari sotto l'aspetto sociale, sotto l'aspetto economico, sotto l'aspetto produttivo, industriale e via. Ed era un figlio, sia pure deviato, di quei tempi e di certe mentalità che allora giravano. Allo stato attuale, con quelle forme di espressione, vedo un po' improbabile che il fenomeno si ripresenti. La mostra, a cura di Tiziana Bonomo, riporta alla memoria attraverso 30 istantanee il clima oppressivo e ossessivo per la sequenza ripetuta e per l'intensità di attentati. Le immagini in esposizione sono accompagnate dai testi di Michele Ruggero, autore del libro Pronto qui prima linea, da quelli di Paolo Turin, all'epoca docente alla SA, che ha vissuto la brutale esecuzione dei terroristi, dalla curatrice Tiziana Bonomo e dai dettagliati ricordi degli allievi del primo anno tenuti ostaggio durante l'esecuzione.